Tutta questa roba a meno di 5 euro. Ci crederesti? Io no. Una delle frasi che ci sentiamo dire più spesso è che mangiare vegano è molto costoso. Noi siamo un laboratorio domestico. Io sono Roberto. Io sono Gianluigi. Benvenuto e benvenuta. Se è la prima volta che capiti in questo canale, noi ci occupiamo di ricette a base vegetale, di cultura vegana e di tante altre cose. Quindi spulcia un po' sul nostro canale, trovi dei vlog, però sempre a tema vegano. E certo. Oggi cosa facciamo? Cuciniamo una cena completa. Una cena completa. A meno di 5 euro. Meno di 5 euro, incredibile. Allora, iniziamo a vedere cosa prepareremo. Prepareremo primo questa pasta con un sugo di peperoni. Allora, pasta è integrale. Una cena per due persone. Per due persone. È un primo con pasta integrale e quindi noi cucineremo tutto con farina integrale. E questo? Allora, queste sono polpettine di lenticchie, questa è una piadina fatta in casa e c'è un contorno di patate e carote tirate al rosmarino e aglio. Anche questo due piatti per due persone. Esatto. Ad accompagnare il piatto ci sarà una maionese vegetale e per concludere un'insalata di frutta. Guardate che bella. Tutto questo, ripetiamo, a meno di 5 euro. Ora vi portiamo con noi al supermercato. Ovviamente i prezzi che abbiamo calcolato qui sono esattamente per le quantità e i pesi che abbiamo utilizzato. Vi faccio l'esempio. La pasta abbiamo usato 160 grammi per due persone, abbiamo considerato 160 grammi di pasta, non tutto il mezzo chilo, ovviamente. I prezzi potrebbero differire leggermente in base al supermercato in cui andate a fare certo la spesa, però grosso modo siamo lì. Più o meno. Quindi siamo lì. Ripetiamo, meno di 5 euro. Incredibile. Menù completo. Ble. Andiamo subito a fare la spesa. Andiamo a fare la spesa e andiamo a prendere i prodotti che ci servono per la nostra cena. Latte di soia. Noi prendiamo questo, è quello che costa meno ed è ottimo. Queste non le usiamo tutte, però le prendiamo. Per il secondo ci serviranno le lenticchie rosse decorticate. Dobbiamo metterle a mollo per due ore. Lo facciamo così intanto Roberto va avanti con gli altri piatti. Abbiamo lavato le lenticchie rosse e adesso le lasciamo a bagno con l'acqua calda per un paio d'ore. Partiamo dal primo. Faremo una pasta con un sugo di peperoni. Economico ma buonissimo. Utilizzeremo mezza cipolla e un peperone rosso nel nostro caso perché è bello colorato. La mezza cipolla che avanza ovviamente la teniamo da parte perché ci servirà dopo. Ora andiamo a mettere sul fuoco queste con un filettino d'acqua, tenetele d'occhio e lo copriremo. Dopo un po' aggiungeremo un pochino di sale e continueremo la cottura fin quando non saranno belli morbidi. Aggiungiamo un filo d'acqua. Per farla più leggera e anche più economica non aggiungiamo olio, tanto non è necessario. Pizzico di sale. E chiudiamo, ci rivediamo fra un po'. I nostri peperoni e la nostra cipolla sono cotti. Non sono stracotti perché è tutta verdura che si può mangiare anche cruda. Io vi dico la verità, ho aggiunto più volte acqua perché si attaccava, ma va benissimo. Ora li mettiamo dentro un recipiente. Adesso ora sì che farò i guai. Allora facciamo una cosa. Li metto dentro e ci rivediamo fra un po' e mi aiuto con un cucchiaio.
Ecco, abbiamo evitato danni. Ho buttato dentro anche tutta l'acqua che era avanzata. Volendo potete aggiungerne ancora un po', nel caso la facciamo restringere dopo sul fuoco. E frulliamo fino a ottenere una crema. Guardate, questo sarà il condimento per la nostra pasta. È un po' liquidino, ma quando andiamo a tirarla sul fuoco poi vedrete che sarà perfetto. Quindi lo mettiamo da parte e adesso andiamo a preparare il secondo. Abbiamo scolato e sciacquato bene 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 le nostre lenticchie. Le dobbiamo scolare tantissimo, mi raccomando, devono essere quasi asciutte, perché più acqua rimane più sarà difficoltoso preparare queste crocchette. Poi cosa aggiungiamo? Aggiungiamo una mezza cipolla, quella che ci è avanzata prima, e una mezza carota che adesso devo sbucciare. L'altra mezza la useremo per il contorno, non buttiamo niente. Poi aggiungeremo del prezzemolo, questo sono solo le foglie, ups, è una manciatina, e uno spicchietto d'aglio. Tu dovrai tamponare le lenticchie rosse che hai scolato mentre io preparo le verdure. Allora, queste le tamponiamo perché devono essere il più asciutte possibile. Dentro. Cipolla. Cipolla, poi andiamo a mettere la mezza carota. Esatto, adesso aggiungiamo la uno spicchietto di aglio. Nel frattempo io metto il nostro prezzemolo. Questa carota la useremo dopo, eh. Vado a pelare. Mettiamo del sale. Ora andiamo ad aggiungere la carota, magari tagliamola a pezzetti che facilitiamo il lavoro del mixer, e poi andiamo a frullare tutto. Dovrà venire bello omogeneo, il più omogeneo possibile. Ogni tanto vi fermate e ripulite i bordi, mi raccomando. Li ributtiamo tutti all'interno perché si devono frullare proprio bene. Bene. Ci vorrà un pochino di tempo, ma appena poi le verdure rilasciano un pochino anche la loro acqua, vedrete che si amalgamano sarà bene. Tutto più facile. Quindi insistete, non abbiate paura e andiamo avanti. Lo abbiamo frullato, adesso lo lasciamo riposare una mezz'oretta e poi andiamo a formare le nostre palline. Adesso, siccome l'impasto è bello morbidino, io mi ungo un po' le mani in questo modo, così posso formare le palline prelevando un po' d'impasto, così si oliano già e mi vengono delle belle polpettine. Guardate qua che carino. Ecco. Ora le facciamo così fino ad arrivare alla fine dell'impasto. Guardate, ne sono venute 8, che sono pure tante perché vogliamo fare una bella cena. Gli do una spruzzatina di olio, se non avete uno spruzzino va benissimo con un cucchiaino, versate una goccina sopra e gliela spalmate sopra. Ora andiamo a infornare a 180 gradi. Mentre le polpette cuociono, noi ci dedichiamo al contorno. La mezza carota di prima, altre due e una patata. Allora, le puliamo, le tagliamo a pezzi, perché per fare il contorno noi le lesseremo una decina di minuti e poi ci dedichiamo alla padella. Praticamente andranno in padella con un po' di olio, sale e rosmarino. Oh, allora, acqua bollente, salata. Buttiamo, senza bruciarsi, senza scottarsi troppo, le nostre verdure che dovranno stare circa una decina di minuti. Ma le rimettiamo sul fuoco? Le rimettiamo sul fuoco per una decina di minuti circa e poi andranno, come abbiamo detto prima, in padella. Piano piano. Senza schizzarsi, mi raccomando, perché ci servirebbero ancora le manine. Davvero? Ok, quindi adesso le rimettiamo sul fuoco. Yes. Vai. Allora, padella, giro d'olio, le nostre verdure che intanto ho scolato e poi un po' di rosmarino, ok, un bell'aglio e poi un pizzico di sale. In padella e andiamo sul fuoco. E via. Oh, sono praticamente pronte. Adesso le andiamo a mettere in una ciotolina, pronte poi per la nostra cena.
Come pane abbiamo deciso di fare due piccole piadine. Non abbiamo voluto esagerare perché abbiamo già la pasta, abbiamo già le patate, quindi giusto un po' di piadine d'accompagnamento. Quindi abbiamo la farina integrale, aggiungiamo un pizzico di sale, l'acqua e l'olio. Vi lasciamo tutte le dosi in descrizione, però come vedete l'olio è veramente poco. Partiamo impastando prima con un cucchiaio e poi passiamo alle mani. Dopo che l'abbiamo impastato, lo lasceremo riposare più o meno 20 minuti, mezz'ora, in modo che si formerà meglio il glutine e tutto quanto, coperto, mi raccomando, altrimenti tenderà ad asciugare, e poi faremo le nostre palline che andremo a cuocere in padella. Adesso lo impastiamo per bene. Quindi non formi le piadine adesso, ma vengono formate dopo. No, adesso facciamo un impasto unico. Un impasto, quindi si genera la sua pallina che mettiamo da parte per un po'. È già praticamente fatta, guardate. Sì, beh, adesso bisogna impastarla un attimino in modo da far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Prendiamo tutta la farina che ho anche sui lati. E adesso io la impasto un altro minutino, la copro e la lascio 20 minuti per l'ora. Che crocchettine sarebbero senza maionese? Voi la sapete fare la maionese in casa? La facciamo in 30 secondi, velocissima, tutto qua. E soprattutto vegana. Soprattutto vegana. Abbiamo l'olio di semi, noi abbiamo usato quello di girasole. Abbiamo il latte di soia, e prima che me lo chiediate, no, non si può fare con latte di avena, con latte di mandorle, ci vuole quello di soia. Non zuccherato. Non zuccherato. Immagino. Mettiamo un cucchiaino di senape, così. E un po' di succo di limone. Ok. Mettiamo un colino per evitare che ci vada qualche semino. Poi questo un po' di più, un po' di meno, a seconda di come vi piace. Un pizzico di sale. Volendo ci potrebbe andare la curcuma per colorarlo. Colorare un po'. E poi basta semplicemente andare col frullatore dal basso verso l'alto. Guardate quanto è facile. Guardate, incredibile. Ecco la nostra pallina per fare le due mini piadine. Ora la tagliamo a metà. Boom. A metà perché saranno due. Perché saranno due, esatto. Ora un pochino di farina sul piano per non farla attaccare. E poi andiamo a stendere la nostra pallina. La facciamo bella sottilina, così si cuoce veramente in un attimo e sarà un buonissimo accompagnamento per le nostre polpettine o crocchettine, che dir si voglia. Cosa importante è che è tutta farina integrale. Questa è tutta farina 100% integrale, quindi sarà, è anche sanissima. Anche la pasta che facciamo è integrale. Noi le farine raffinate le abbiamo, non dico bandite, ma quasi, perché fondamentalmente facciamo sempre queste farine integrali. Così tante fibre, ed evitiamo insomma la farina troppo raffinata, che non fa proprio benissimo. No, decisamente no. Eccoci, padella calda, buttiamo la nostra piada e la lasciamo andare qualche minuto per lato. Fra un po' vedrete che inizierà un pochino a fare qualche bollicina e sarà ora di girarla. Guardate, vedete che sta iniziando a fare delle bollettine, quindi fra qualche istante la possiamo girare. Vedete che è già praticamente, voilà. Poi forse potevamo aspettare ancora un altro minutino, magari dopo la rigiriamo un attimo che fa un po' di crosticina più scura. Prima piadina pronta, per mantenerla più morbida, uno strofinaccio. Ed ecco la seconda. Dopo le taglieremo a spicchi, sarà perfetto. Ecco la pasta scolata al dente e questo è il nostro peperone e cipolla che abbiamo frullato prima. Vedete che è ancora bello liquidino. Adesso alziamo il fuoco e li tiriamo un pochino da qua
In padella. In padella. Io l'ho lasciata abbastanza al dente apposta. Sì, perché così adesso la pasta, finendo di cuocersi, assorbe il nostro condimento. Esattamente. Ci siamo. Guardate come si è già asciugata la nostra salsa ai peperoni. Adesso direi che siamo anche pronti per impiattare, ma non abbiamo ancora preparato il dolce. Quindi li lasciamo un secondo qua nel tegame e poi andiamo a fare il dolce al volo. Per il dolce abbiamo pensato a una macedonia, anzi un'insalata di frutta. Quindi abbiamo preso due albicocche, una prugna e un grappolino striminzito di uva. Allora adesso io li vado a tagliare a pezzettini, li condirò appena con qualche goccia del limone che ci è avanzato dalla maionese di prima e li metterò in questa ciotola. Il limone serve per non ossidarli. Ora non vi faccio vedere mentre le taglio perché non ha molto senso, ci rivediamo più tardi. Diamo una bella rimestatina, l'abbiamo fatta senza zucchero perché è tutta frutta dolcissima e lo zucchero veramente è superfluo. Ups. Guardate che meraviglia, è bellissima anche così, guardate sì, i colori. Bellissimi colori. E finalmente abbiamo impiattato, guardate con meno di 5 euro cosa abbiamo realizzato. Due primi, due secondi fantastici con delle crocchette che faranno impazzire tutti quanti. Il contorno, la piadina di accompagnamento, addirittura la maionese vegana e una macedonia di frutta senza zucchero. Ogni piatto appetitoso, sano e pieno di sapore. Questa è la dimostrazione che si può mangiare vegetale bene spendendo davvero pochissimo. Avete visto com'è facile, sano ed economico cucinare vegano? Meno di 5 euro per tutte queste cose. Insomma, abbiamo sfatato un mito, perché tanti dicono la cucina vegana costa tanto. Non è così. Certo, ci sono dei prodotti ultra processati, già pronti, che costano tanto. Ma anche... sono costosi anche quelli onnivori. Certo. Se comprate tutte le spinacine, i bastoncini impanati, è chiaro, costa tanto. Anzi, andiamo oltre. La cucina vegana costa molto meno di quella onnivora, perché qui la materia prima, come abbiamo visto, è farina integrale, legumi come proteine, costano infinitamente meno della carne. Quindi direi che una cena a meno di 5 euro, sana, vegetale, ma facile, dove la trovi? È facilissima. Quindi vi ricordiamo che oltre che qui su YouTube, siamo anche su Facebook, Instagram e TikTok. Inoltre, non dimenticatevi di iscrivervi a questo canale, così sarete aggiornati attivando la campanella di ogni nuovo contenuto. E se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, lasciate un commento, dite la vostra. Soprattutto fateci sapere se questo tipo di video vi piace, così magari ne realizziamo altri. Questi menu completi con pochi soldi. Quindi fatecelo sapere nei commenti e noi direi che ci possiamo vedere alla prossima. Possiamo andare a mangiare. Anche a mangiare. Alla prossima, ciao! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.